Oggi vi faccio vedere come faccio questo effetto sui capelli. Me lo avete chiesto in tante su Instagram, quindi sono felice di farvelo vedere. Solo due piccoli accorgimenti volevo darvi in questa intro, che sono: se volete farli durare di più, mettete della spuma sui capelli da bagnatissimi, cioè appena uscite dalla doccia togliete l'asciugamano e mettete un po' di spuma e poi li pettinate. Se invece non volete, volete un effetto più sceso, ecco, non so com'è il termine tecnico, non sono una parrucchiera, e non mettete nulla, li farete semplicemente sul capello pulito, ecco. Un'altra cosa, non mi piace l'effetto dei boccoli tutti da un verso, perché poi frontalmente verranno da una parte tipo così verso l'esterno e da una parte verso l'interno. E per questo divideremo la testa in due sezioni, quindi destra e sinistra, e tutta questa parte la lavoreremo verso sinistra e tutta questa parte la lavoreremo verso destra, in modo tale da ottenere questo effetto verso l'esterno. E forse volevo dirvi anche un'altra cosa, ma la mia memoria è a breve termine, quindi godetevi il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!